Io seriamente mi arrendo. Mi arrendo davvero stavolta. Non credo che sia possibile continuare perché non è possibile analizzare il Milan. Io ho aperto questo canale per analizzare le partite, analizzare la squadra, cercare di capire quali sono i punti di forza, i punti deboli. Ma il Milan attuale è una squadra che ti lascia basito in tutti i sensi perché è una squadra senza logica. Una squadra che 3 giorni, che 3 giorni prima vince contro il Verona e oggi ne prende 3 dallo stesso Verona. È una squadra senza logica. È una squadra che di una fragilità psicologica allucinante, cioè basta una difficoltà per far crollare tutto, cioè anche quel poco che avevamo visto nelle ultime partite si è sciolto come neve al sole ed è bastato un gol su calcio piazzato, un gol, un calcio piazzato inutile. Poi vabbè che la sfiga ci ha messo del suo, perché ora tutti quelli proprio gli irriducibili, quelli che a differenza mia non si sono ancora arresi, continueranno a dire, ma dai, ma siamo stati sfortunati, il primo gol l'abbiamo preso perché gli è sbattuta di sopra a Donnarumma, il secondo gol l'abbiamo preso e ci ha tagliato le gambe. Sì, però il problema è che la squadra sfortunata ma forte e che interpreta bene la partita subisce il gol su calcio piazzato, però poi al Verona ne fa altri 2, altri 3, presumibilmente, perché io, lasciando perdere tutto, complimenti al Verona che ha fatto una grande partita. Ormai devo fare ogni domenica i complimenti a qualcuno, ma è palese che questo Milan proprio non esiste. Cioè, una squadra come il Verona, anche in casa, dovresti prenderla a pallonate e oggi non riesci a fare neanche questo. Oggi il Milan è la squadra che perde 5 punti su 6 contro Verona e Benevento. 5 punti che molti diranno, ma a che cazzo servivano? Sì, ma intanto eri sopra la Sampdoria, intanto eri sesto, intanto eri in Europa League, già era qualcosa. Chiaro che è chiaro che all'inizio voleva mandare tutti in Champions, ma devi andare per gradi. Per arrivare all'ultimo piano devi passare prima dal primo, al secondo, al terzo, al quarto e così via. Ma se questa squadra continua a perdere punti contro chiunque e basta un Verona ben organizzato per farti crollare ogni sicurezza, vuol dire che queste sicurezze erano fondate sul nulla. A me dispiace per Gattuso, perché comunque era l'unico a crederci secondo me, cioè sul 3-0 veramente l'unico che secondo me ci credeva ancora era lui. Ma io personalmente non ci credo più, sinceramente, non credo che questa squadra possa fare qualcosa in questa stagione. O gli fanno un lavaggio del cervello clamoroso, ma di quello proprio clamoroso, imponente, proprio che parti dalla base e gli svuoti completamente il cervello e lo riempi con altro, altrimenti, cioè, questa è una stagione irrimediabilmente distrutta. E mi dispiace dirlo. Purtroppo, nonostante tutto quello che avevamo detto, nonostante tutto quello che avevamo pensato quest'estate, non basta prendere solo dei buoni giocatori per fare una grande squadra. E purtroppo, il mercato di quest'estate, possiamo dirlo oggi, magari non tutto, ma è stato fatto in maniera sbagliata. Lo so, mi pesa dire queste cose, è veramente un peccato perché so che adesso probabilmente in molti diranno, ma che cazzo dici? Vedi che sono forti, sono bravi. Sì, ma infatti non parlo del valore dei singoli, io giudico il mercato nel complesso. E il mercato nel complesso, se i risultati sono questi, evidentemente è stato fatto male. C'è poco da dire, cioè ragazzi, oggi c'erano qualcosa come 100 milioni in panchina, cioè se metti più di 100 milioni in panchina è logico che hai sbagliato qualcosa, o comunque hai sbagliato qualcosa nella gestione, cioè, di questa stagione. Cioè oggi comunque sì, e molti mi fanno notare pure che il Milan ha fatto 20 tiri in porta,
20 tiri in porta e perdi 3-0. Ma se fai 20 tiri in porta e perdi 3-0, evidentemente vuol dire che hai sbagliato qualcosa, perché su 20 tiri in porta è impensabile che non entri nemmeno uno. Kalinic non segna mai ed è un corpo avulso, ancora non mi spiego perché giochi sempre lui. Cutrone entra in una, con una situazione ormai compromessa e fa quello che può. André Silva, non lo so, io continuo a pensare che sia bravo e continuo a pensare che abbia delle ottime doti tecniche, però per la sua, per come è attualmente, è un giocatore che nel campionato italiano fa fatica. E gli altri, e se Bonaventura e Suso non sono in giornata, prendi mazzate amare come il veleno. Cioè al momento il Milan è questo. Peccato. Un vero peccato, anche perché nella giornata in cui l'Inter perde, in cui comunque sia puoi cercare di quantomeno avere un sussulto d'orgoglio, perdi anche tu e perdi anche peggio di come ha perso l'Inter ieri. Non va niente, ragazzi, non va niente. Questa stagione è proprio, è un'agonia continua, continua. E io sinceramente non dico che non tifo più, perché continuerò a tifare il Milan da qui fino a fine anno, continuerò a fare video ogni singola domenica, a prendermi i pesci in faccia dagli interisti, dagli juventini, fino a fine anno, perché è giusto così. Però, non cioè, se mi dite credi ancora in qualcosa per questa stagione, no, per niente. Cioè, credo che questa stagione a questo punto si possa salvare solo con un miracolo: vittoria dell'Europa League o vittoria della Coppa Italia. Ma di miracoli si trattano, per come siamo messi attualmente. Cioè l'Europa League sarebbe il top, ma bisogna vedere anche il livello attuale. È dura. E le voci sulla società purtroppo non aiutano. Io sinceramente su queste cose sono sempre abbastanza severo, perché un giocatore prende milioni di euro, indipendentemente da quello che si dice sulla società dovrebbe sempre e comunque rendere al massimo. Però è evidente che questa instabilità non sta portando niente di positivo, e io vorrei provare a capire che cosa ne sarà del Milan, perché questa stagione è compromessa. Ma quello che mi preme di più è capire che cosa ne sarà del Milan l'anno prossimo, che idee ci sono, ci sarà ancora questa dirigenza. In questo momento non c'è chiarezza in nessuna parte. Il Milan al momento è senza logica societaria, senza logica in campo, senza logica in tutto. Quindi come giudichi una situazione del genere? Non puoi. Guardi, paradossalmente il Milan in questo momento sta riuscendo nell'impresa di rendermi piacevoli gli esami universitari, perché provo più piacere nello studio che nel guardare il Milan. E se arriviamo a questi livelli vuol dire che siamo alla frutta. Ragazzi, è stato un piacere, noi ci vediamo ad un prossimo video.